Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un test scientifico. Come sapete DJI, quando ha rilasciato lui il DJI FPV, ha rilasciato anche un nuovo sistema di pilotaggio di droni, il Motion Control. Questo accessorio che va a sostituire il classico radiocomando e che utilizza i movimenti della nostra mano o del polso per pilotare il drone. Quindi come sapete questo movimento farà andare su e giù il drone, destra e sinistra, e il grilletto farà accelerare il drone. Quindi, essendo questo nuovo dispositivo DJI nato apposta per semplificare il volo e renderlo molto più intuitivo e semplice, appunto perché funziona con il movimento della nostra mano, ho deciso di fare questo test e quindi di far provare a lei, mia figlia, Sara. Saluta Sara, chi ci sta seguendo. Il motion control, perché lei ogni tanto pilota i droni a casa, ma in maniera molto semplice in casa, quindi non è un'esperta di volo. Quindi cosa c'è di meglio che far provare ad un bambino che è completamente inesperto, che è completamente all'oscuro di tutto questo, fargli provare se veramente riesce a pilotare il drone, perché questo prodotto è un prodotto intuitivo. Se veramente è un prodotto intuitivo e semplice da utilizzare, lei in teoria dovrebbe riuscire ad utilizzare in maniera sempre semplificata il DJI FPV. Lo utilizzerà in modalità normale, cioè con i sensori attivati, ovviamente, dove anche la velocità sarà molto bassa, perché appunto in modalità normale anche la velocità viene molto limitata. Però è proprio il suo primo utilizzo, cioè lei questo dispositivo non l'ha mai utilizzato, quindi sarà proprio il suo primo utilizzo. Vero che non hai mai utilizzato questo dispositivo? Quindi sarà proprio il suo primo utilizzo, quindi meglio di così non si può. Se veramente questo dispositivo è un dispositivo che ci rende tutto più semplice a livello di pilotaggio e a livello di esperienza, anche come sensazioni, perché comunque ci deve trasmettere delle sensazioni, perché comunque usando il polso deve trasmettere delle sensazioni durante il volo, sicuramente un bambino come lei dovrebbe percepirle. Quindi ragazzi, adesso un veloce tutorial a lei su come utilizzare questo dispositivo, poi la prepariamo e decolliamo con il DJI FPV e il Motion Control. Allora Sara, per utilizzare il Motion Control è semplice. Devi prendere in mano il Motion Control e per andare a destra, polso a destra, per andare a sinistra, polso a sinistra, per salire verso il cielo, polso indietro, per andare verso il terreno, polso in avanti, per accelerare il grilletto. Bravissimo, usa anche due dita, grilletto. Ok. Poi una cosa importante è i tasti, che però vabbè, a te non interessano. Abbiamo di qua il pulsante d'accensione del motion control, qua il pulsante che va a fare l'avviamento dei motori del drone, quindi per l'avviamento dei motori o per diciamo il decollo automatico. Qua andiamo a cambiare la modalità di volo da normale a sport, però a noi non ci interessa la modalità sport oggi, è vero? Perché sport magari è meglio di no. E poi da questa parte abbiamo il tilt, cioè quello che serve per regolare la telecamera del drone, e qua quello che fa partire e fermare la registrazione o scattare le foto. E qua abbiamo un pulsante molto importante, Sara, questo qua grosso, che è il pulsante di emergenza o il freno di emergenza. Se tu schiacci questo, lui si blocca mentre sta facendo qualsiasi cosa, capito? Tu schiacciando lì è come se tiri il freno a mano della macchina, lui si blocca. Questo serve per regolare la telecamera, che muovi la telecamera su e giù, ok? Ti senti pronta? Sei carica? Sei emozionata? Sì. Sei agitata? Sì. Hai paura di andare in cielo? Sì. Quindi tieni in mano il motion control, andiamo a preparare Sara con il visore. Cosa dici? È pronta per decollare, quindi adesso vado a mettere il DJI FPV sul landing e poi siamo pronti a decollare. Lei ha 6 anni e mezzo, quindi il test secondo me è più che valido, nel senso che se una bambina di 6 anni e mezzo dovesse essere in grado al suo primissimo utilizzo di pilotare un drone in maniera semplice, ovviamente non è che ci aspettiamo chissà che cose, però di capire destra, sinistra, avanti e indietro, su e giù,
solo perché io gli dico cosa fare, quindi senza andare in confusione, ma riesce a farlo al suo primissimo utilizzo, ragazzi, sicuramente il motion control potrebbe essere davvero il futuro e il cambiamento nel pilotare i droni. Poi, essendo un dispositivo nuovo, tutto nuovo, ovviamente tutto migliorerà, cambierà ancora con i vari aggiornamenti firmware, perché ovviamente è tutto nuovo, sia il motion control che il drone, quindi tutto sicuramente dovrà migliorare, cambiare, modificarsi, migliorare e aggiungere magari funzioni, quindi ci aspettiamo davvero tanta innovazione appunto da DJI su questo, diciamo, sistema di volo. Quindi adesso accendiamo il DJI FPV con il suo classico rumore d'avvio che già crea tanta suspense e andiamo a posizionarlo sul landing e poi decolliamo. Pronta Sara? Pollice su se sei pronta? Brava! Allora sei pronta per decollare. Mettiti in posizione, controller in posizione, polso dritto, braccio un po' meno dritto. Pronta? Pronta al decollo? 3, 2, 1, vai! Bravissima! Ecco, ferma! Tenta, muovi il braccio. No, non accelerare adesso. Adesso ferma che sta girando perché muovi il polso. Fermati in una posizione. Brava, metti le due dita sul grilletto. No, ferma. Adesso sta girando perché hai il polso messo male. Ok, vedi che così sta fermo? Vedi che è fermo adesso, guarda. Fermati in una posizione col polso, con la mano. Brava. Adesso accelera. Fermati, ferma la mano, no, dritta, ecco, brava, ferma così, adesso accelera con il grilletto piano. È perché ti vede te, mi sa, girati verso sinistra la mano un po', ancora un po' verso sinistra, adesso accelera, brava, vai avanti, accelera ancora, vai, accelera. Accelera, tieni la mano verso di, tirala un po' verso di te, poco gas e verso di te, ancora, ancora, ok, ferma, vai, adesso schiaccia solo quello nero piano, il grilletto, vai, bravissima, brava, vai, pochino, brava. Adesso gira verso sinistra, ferma, vai col grilletto, vai col grilletto adesso, brava, vai, bravissima, adesso verso destra un po', brava, vai col grilletto, brava, vai col grilletto, lascialo dritto, adesso il grilletto. Brava, bravissima, col grilletto, brava, adesso destra, grilletto, mettiti dritta, grilletto, brava, vedi come stai diventando brava, destra, destra, vai, grilletto. Brava, vai, vai pure, ti dico io stop, destra, grilletto, vieni verso di me, mi vedi? Brava, vieni, adesso sinistra. Brava, sinistra, sinistra ancora, vai adesso, accelera tanto, brava, bravissima, destra, brava, accelera tanto, lascia, adesso così, tienilo dritto, accelera tanto, sinistra,
Vai, accelera. Così, brava. Alzalo un po' verso di te quando vai adesso, un pochino. E accelera. Brava, che ti alzi. Adesso giralo verso di te, inquadrati te. E accelera un po', è lontano da te tanto, vai. Sì, in alto, ti passa sopra la testa di tanto, amore. Brava, sinistra. Bravissima, vai adesso, accelera. Brava, sei bravissima. Brava, sinistra. Brava, vieni verso di me adesso. Accelera tanto, tenendolo dritto così, acceleri. Brava, vieni, vedi che si ferma perché mi vede, vai. Vai, accelera. Perché c'ero io davanti, vai. Brava, tiralo un pochino verso di te mentre acceleri. Ok, adesso alzati un po', te ne accelera e tiralo un pochino verso di te. Brava, basta, non alzarti più adesso, accelera solo. Bravissima, adesso gira verso sinistra. Accelera. Sinistra. Vai. Brava, come sei diventata brava. Brava. Sei diventata troppo brava. Accelera un po'. No, stai scendendo, ferma. Hai tirato in avanti, amore. Mettilo sempre dritto quando devi andare dritta. Il polso sempre dritto quando devi andare dritta. Vai un po' a sinistra. Brava, ferma. Vai adesso, accelera. Tenendolo fermo dritto, brava. Vai così. Brava, vedi che adesso non hai davanti niente? Brava. Adesso fai destra. Finché ti dico io stop. Stop. Vai adesso, accelera. Brava. Brava, sinistra, sinistra, bravissima, sinistra ancora, stop, adesso accelera verso che viene verso di te, brava, ferma, adesso vuoi provare ad andare su in cielo? Ho paura di andare su in cielo. Vengo io vicino a te mentre vai su in cielo? Allora, per andare in cielo devi tirare verso di te il polso verso di te e accelerare. Tiralo di più verso di te, di più, fermo, lascia, lascia. Ok, di più verso di te il polso e accelera. Ecco, lascia, 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 lascia. Ok, sinistra. Sinistra. Accelera. Brava. Su che cosa? Che ferma. In che senso? Sembra di essere su un sasso gigante in volo. Che vola? Eh sì, l'effetto è quello. Ti sembra di essere su un drone, a te il sedile del drone è il sasso. È vero. Vai. Ma lì c'è la pianta, no? Girati. Girati ancora, ti dico io stop e poi accelera. Va bene, accelera che viene qua. Brava. Oh, sta facendo il return to home. Niente, lascialo andare, non fare niente che arriva da solo lui qua. Tu non fare niente che lui sta tornando da solo. Sì, arriva da solo, tu non fare niente. Puoi alzare anche il visore se vuoi. Guarda, vedi? Lui adesso l'ha letto e atterra. Sei tutta rossa qua del visore. Sei sudata, fammi sentire le mani. Hai le mani sudatissime. È stato bello. Quanto? 10. È bello questo. Hai visto come hai imparato dopo? Che era solo la prima volta che l'avevi usato. È vero. Bello anche domani. Va bene.
domani veniamo ancora qua a usarlo? Dobbiamo comprare un'altra batteria allora, che con una batteria sola qua. Anche perché l'hai usato solo te, io manco l'ho provato. Ti dico solo che è bello. Allora Sara, com'è stato pilotare con il motion control il DJI FPV? Bello. Bello? Ti sei emozionata? Un po', ma in alcuni pezzi avevo un po' paura. Avevi paura? Perché avevi paura? Perché andavo su. Andavi su in cielo? Sì. La prossima volta vuoi andare su più in cielo ancora? Sì. Sì. E poi cos'è che ti è piaciuta? Mi sembrava che volava il sasso. Cioè che questo sasso dove eri seduta andava in cielo? Sì. Sì? E quindi e lo si spostava a destra e a e sinistra. E si spostava a destra e a sinistra. Ma era semplice andare a destra e a sinistra con questo accessorio? Sì. Di più che con il radiocomando? Uh-huh. Ah, questo era più semplice? Sì, perché devi solo spostarlo. Quindi ti viene di più di farlo? Sì. Mentre con il radiocomando ci devi pensare di più prima di farlo. Qua invece tu muovi il polso e lui va. Quindi veramente pensi che pilotare con questo accessorio sia più facile che con il radiocomando? Sì. Sì? E poi a livello invece di emozioni, quando acceleravi era emozionante nel visore vedere che andavi veloce, sì? Sì. Quindi quando è che torniamo ancora? Domani. Domani torniamo ancora? Sì. Ma allora dobbiamo comprare un'altra batteria, una sola è troppo poco. Sì. Sì, va bene. Quindi ragazzi, come avete intuito, secondo quelle considerazioni di Sara, è davvero semplice pilotare un drone con il motion control. Poi avete visto, perché comunque la sua prima volta io gli dicevo solo destra, sinistra, accelera, però dopo pochi minuti aveva già capito lei quando fermarsi mentre faceva ruotare il drone su se stesso, quindi non continuava a farlo ruotare su se stesso, ma avete visto che si fermava e nella posizione che gli dicevo io e accelerava quando gli dicevo ferma, lei capiva, cioè è molto più intuitivo, perché comunque lei questo non l'ha mai utilizzato e questo ancora meno che meno, nel senso che sono proprio cose che lei non ha mai visto neanche da lontano fino a oggi, a parte nel mio studio quando le vede lì ferme, però non le ha proprio mai utilizzate. Avete visto con che semplicità ha preso confidenza con solo una batteria, perché purtroppo attualmente ho solo una batteria, adesso provvederemo a acquistarne un'altra per avere più minuti di volo, perché avete visto che comunque si diverte tanto anche lei, quindi se vengo qua con lei una batteria io, una batteria lei, sono alla fine pilota solo lei, e la prossima volta andiamo in cielo, è vero? Andiamo molto più domani. In cielo domani, andiamo molto più in cielo. Sì ragazzi, se vi è piaciuto questo nuovo telecomando per i droni, compratelo. Ma non siamo qua a fare una telepromozione. Non ci pagano a noi per tutto coso, mica ci pagano, E tu glielo vendi e noi manco ci pagano, fa niente. Allora, se questo video in cui vi ho portato sul canale la prova test con Sara 6 anni e mezzo che utilizza il motion control e il drone DJI FPV vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, seguiteci su Instagram dove portiamo tante novità, curiosità, anteprime, stampe 3D, curiosità, posti dove andiamo a volare con i droni FPV, iscrivetevi se vi va al nostro canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo nuovo canale. Ma non è nuovo! Ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale e non perdetevi nessuna delle nostre storie. Ciao! Ciao!